Buongiorno, oggi vedremo alcuni percorsi che si trovano in italiano di quarta elementare. Possiamo aprire la quarta elementare, si può vedere che il numero di percorsi non è molto elevato, ma sono dei percorsi molto completi con diversi capitoli per ciascun percorso. A scopi dimostrativi andiamo a vedere le parti invariabili del discorso. Il percorso serve per conoscere e classificare preposizioni, congiunzioni e avverbi. Partiamo con le preposizioni. Un esercizio molto semplice, solo per familiarizzare un po' con le preposizioni semplici. Bisogna raccoglierle nel percorso. E ho raccolto tutte le preposizioni. Dovrò fare questo esercizio 3 volte. Andiamo avanti e vediamo l'esercizio successivo. In questo caso, poiché siamo già in quarta, richiede di aiutare l'automobile ad arrivare da Cliccoli e raccogliere solo le preposizioni articolate. Anche in questo caso, allo. Ai. Se sbaglio, la macchina mi suona. E siamo arrivate. Farò questo esercizio di nuovo 3 volte, quindi posso invitare 3 bambini diversi alla lavagna a fare l'esercizio, oppure lo stesso, svolgere più volte lo stesso esercizio. Dipende un po' da cosa si vuole fare, come l'insegnante vuole impostare la lezione. Andiamo avanti perché abbiamo ben 11 esercizi sulle preposizioni. Questo esercizio richiede di circondare con colori diversi le preposizioni semplici e quelle articolate. Sottolineo le preposizioni semplici in blu e quelle articolate in rossa. Vediamo, seleziono il color blu, ho portato alla sarta la stoffa per il cappotto. Preposizione semplice non è la, ma per. Preposizione articolata alla. Mi ha sgridato. Ho messo la rete sul tavolo da ping pong. Ho messo la rete sul tavolo da ping pong, sul e preposizione articolata su il. Ieri a scuola la maestra ci ha assegnato un compito sulle piante autotrofe. Vediamo, ieri a scuola ci ha assegnato un compito sulle, una preposizione articolata. Andiamo avanti e vediamo un altro esercizio. In questo caso bisogna scrivere la preposizione articolata formata dall'articolo e dalla preposizione semplice indicata. In più la, nella. Bene. Ho usato la tastiera virtuale che si trova sulla lavagna. Potevo usare anche la tastiera del computer. Le parole, le lettere posso anche trascinare. Su, più la, sulla. Sulla, sui. Devo poi uscire perché vado avanti. Andiamo a vedere un altro esercizio perché ce ne sono molti. Questo è un giochino divertente, un memory, spesso si trova nei percorsi didattici. È carino utilizzarlo con la classe dividendo in 2 gruppi, oppure comunque i bambini possono lavorare anche singolarmente. Vediamo. Su più là. Devo già ragionare. Sulla. Su più là. Sullo. In più gli. Negli. Sulla. Guarda, dov'era la prima? Sulla era la prima, questa qua. Sulla. Benissimo. Sullo. E quindi qua sarà negli. L'esercizio viene ripetuto 3 volte, aumentando il numero di tessere. In questo caso di nuovo come prima avevamo la preposizione su
più gli articoli. In questo caso abbiamo la preposizione da più gli articoli. Similmente abbiamo l'esercizio del memory con da e a. E poi abbiamo una bellissima tabella da compilare, da completare, in più i, il, nel, vediamo, nel, posso trascinare il bottone e rimane lì. E bisogna compilare la tabella in modo completo, alla fine si può visualizzare tutte le varie combinazioni di preposizioni più articoli. Qua abbiamo delle frasi, inserisci nelle frasi le preposizioni che manca, non ti intromettere, due amici che litigano, non ti intromettere fra due amici che litigano. Una farfalla si posò su un fiore. Abbiamo ancora un esercizio, andiamo avanti a vederlo. Qua ci sono le frasi complete, bisogna scrivere la preposizione articolata che manca. Il cavallo dorme, sarà nella scuderia del signor Luigi. Nella. Bene. Devo posizionarmi dove voglio scrivere, scuderia del signor Luigi. La prima frase l'ho fatta giusta, vediamo la seconda. Il cavallo corre nel campo della cascina, vediamo, nel campo della. Giusto. Ho completato correttamente le frasi. Anche in questo caso verranno proposte quattro coppie di frasi. In realtà nel sistema ci sono molte di più. Se io faccio queste quattro coppie di frasi tutte correttamente, la prossima volta che faccio questo esercizio mi verranno proposte altre frasi nuove. Questo esercizio è terminato, andrà avanti al prossimo capitolo. Andiamo a vedere ancora un percorso, sempre di quarta, andiamo a vedere il lessico. Vediamo, il lessico e la punteggiatura. Arricchire il lessico, conoscere e utilizzare correttamente i segni di punteggiatura. Aprendo il percorso, vediamo che è composto da 7 capitoli. Volevo vedere gli omonimi. Ricorda. Anche in questo caso di nuovo cliccolo, ci spiega, ci ricorda cosa stiamo facendo. Alcune parole si scrivono nello stesso modo, ma hanno significato diversi. Queste parole si chiamano omonimi. Altre parole possono avere più di un significato. Queste parole si chiamano polisemiche. Il migliore espresso si beve al caffè di Roma. È un espresso treno o un espresso caffè? Le gru sono migrate a sud. Sono animali o sono il macchinario? È un po' difficile che i macchinari migrano a sud. Parecchie frasi sempre con il significato più o meno, uno dei significati di ora. Vediamo altri esercizi. Vai, in bici per favore. Suona il da 3 anni. Scrivi le parole che mancano. Qua vengono proposte 2 frasi che richiedono la stessa parola. Vai, piano, in bici per favore. Suona il piano da 3 anni. Bene, bene. Quindi bisogna aiutarsi con le 2 frasi. Ok. E questo è un esercizio molto simpatico. Vediamo l'ultimo esercizio. In questo caso abbiamo dei disegni interessanti. Qua c'è un treno e qua c'è un caffè. Sarà l'espresso che abbiamo visto prima? Vediamo. Molto bene. Benissimo. In questo caso abbiamo un boa constrictor e una boa del mare. Se questi disegni non sono chiari abbastanza, non riesco a pensare alle parole giuste, perché ad esempio non tutti sanno che questo è un albero e un tasso, si può anche schiacciare il bottone mostra risposta
che mi permette di visualizzare le risposte, me le marcherà sbagliate, in questo modo potrà richiedermele, però nel frattempo ho avuto la risposta. Qua abbiamo di nuovo una gru, è una piantina, però è terminato il percorso e ringrazio per l'attenzione.